qua c'è una linguetta, un pernetto. Questa linguetta deve essere sollevata e poi tirare verso l'alto. E praticamente l'incastro è questo che faccio vedere. Questo va incastrato con questo pernetto qua. Quindi è semplicissimo, è un po' duro da fare, però basta sollevare indietro e tirare il tubo. Questo è per tenerla bene dentro la retina. Io però lo lascio sempre attaccato perché tanto lo lascio in macchina. E un'altra cosa volevo, che mi hanno chiesto, ma a me mi entra l'acqua, un ragazzo mi ha scritto. Allora, l'acqua può entrare per due motivi: o sei entrato in acqua e non ti sei bagnato il viso e la gomma, questa qui intorno, perché deve aderire, l'ho provato anch'io una volta, ad entrare col viso asciutto e entra un pochettino d'acqua, oppure hai preso una taglia più grande. E quindi le cose sono due. Io ti consiglio di provare di bagnare il viso e la gomma questa qui intorno, perché vedrai che aderisce. E poi, una volta messa la maschera, dovete tirare queste cordine qua, queste cinghie, le dovete tirare bene perché almeno aderisce al vostro viso. Volevo spiegare soltanto un'altra cosina. La maschera dice, vabbè, ma come fa a respirare e avere tutto la visuale davanti? Allora, guardate, guardate. Questa qua è tutta la visuale, è tutto il vetro. Poi vedete, ha due camere. Allora, una è dove sta il naso e la bocca, e l'altra dove sono gli occhi e potete vedere il fondale dei marini. Questa qua è divisa e qua ci sono due respiratori che vanno a collegarsi con il tubo, questo qua. Quindi la maschera non si appanna neanche, proprio perché ha queste due maschere qua, queste due, diciamo, due scompartimenti. Quindi è favolosa, eh? Io ripeto, è una cosa da me consigliatissima, perché sono soldi veramente spesi bene, perché uno 29-30 euro dice, vabbè, posso andare a spendere per una cosa che magari non funziona. Vi garantisco che funziona. Quindi con questo vi saluto, e poi se avete altre domande da farmi scrivetelo nei commenti e o vi rispondo direttamente oppure farò altri video. Vi saluto, saluto a tutti.